Ciao a tutti ragazzi, sono Maldestra e sono qui a darvi il benvenuto sul mio canale e in questo nuovo episodio di Medieval Dynasty. Eccoci qua, ecco, un attimo ho perso la trebisonda. Eccoci, ecco. Allora, dall'ultima volta che siamo visti io ho fatto alcune cose, alcune cose, sì, ho fatto cose. Dall'ultima puntata ho costruito questo. Oh, Ivonna, brava. Ho costruito questo. Vediamo un po' di dargli qualcosa da fare alla ragazza. Diciamo di raccogliere pietra, argilla. Facciamo così, facciamo 25. 25, 25, 25. Abbiamo messo qua la nostra dolce sposa, che è naturalmente uno come abilità nell'estrazione, ma non ha importanza perché adesso noi partiremo e andremo a cercare. E andremo a cercare qualcuno che abbia almeno 3 in estrazione per Bacco. Peraltro vedo che stiamo andando molto. Sì, bravo. Stiamo andando molto bene come fame. Ci facciamo fuori questa. E anche queste, guarda. Ok, poi abbiamo uno stufato che ci portiamo dietro. Beviamo qua adesso subito e magari passiamo a raccattare anche qualche pezzo di ciccia. Non so come siamo messi con. No, beh, col peso siamo messi benissimo. Allora, non so benissimo cosa farò. Io voglio andare a cercare i maiali. Aspetta, che chiederemo a qualcuno dove andare, dove posso trovare maiali arronica. Grazie, cara, ciao, buone cose. Allora, arronica è, oh, porca. Ah, è qua. Va bene. Allora andiamo verso arronica. Perfetto, andiamo verso Ronica, vuol dire che torniamo indietro di qua, seguiamo il fiume e andiamo su Ronica, sperando di trovare qualcuno in grado di lavorare con un minimo di cognizione di ciò che fa qua. Tra l'altro qua, aspettate un po', io qua non avevo anche. Non c'era qualcuno che mi voleva dire qualcosa qua? No, non c'era, va bene. Oh, allora, la nostra mogliettina è qua. Ciao, cara. Mamma mia, cosa ho fatto di male per meritarti? Va bene, non ci sono assolutamente problemi. Ci pensiamo noi. Ok, andiamo, continuiamo nel nostro viaggio verso Rolnica. Vediamo. Frecce ne ho, me ne sono portata qualcuna. Ma sì, una quindicina di frecce, ma cosa. No, andiamo verso Rolnica. Intanto vediamo se raccattiamo un po' di pelle. Ah, sono anche andato a raccattare parecchia argilla. Ho fatto un viaggio solo per l'argilla e così adesso con tutta quell'argilla ho messo gente al lavoro. Dunque nel fienile, se non sbaglio. Esatto. Sì, allora intanto gli sto facendo fare il fertilizzante, poi con tutta l'argilla. Per adesso una cosa per volta, perché voglio che mi facciano
fertilizzante per, come si dice, per questa primavera. Qui cosa abbiamo? Oh, un otto, che non va mai male, un coltello, vabbè. Un coltello in pietra, e qui una pelliccia, per quel che ce ne facciamo della pelliccia. Abbiamo 150.000. Ah, ecco un'altra cosa che mi sono sempre dimenticato, che mi avevate detto, credo Nissa, di guardare nel capanno di caccia, che gli posso dare il lavoro se fare più pelle. Allora, pelliccia basta, io direi, eh. Allora, carne va bene anche così. E mi fai tutta pelle e quello in più, eh? Carne salata, piume, no, 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 per adesso niente, niente di tutto ciò. Noi continuiamo ad andare verso Ronnica, seguendo la strada. E vediamo un po' cosa troviamo. Speriamo. Allora, a Ronnica io vorrei comprare un paio di maiali, ma sono ancora indeciso, sapete? Allora, intanto a Ronnica, già facciamo una cosa. Troviamo il tipo da far lavorare nella pietraia lì, come si chiama quello in cui ho messo momentaneamente la mia signora, che uso da jolly ormai, nel senso, quando un buco metto lei, anche se fa poco, cioè di solito la metto, che so, a riempire i secchi d'acqua, fa queste cose in cui, se non altro, una lancia di rame, ottimo. Qui c'ero già passato, la lancia di rame me era sfuggita, vedrai. Strano che nessuno mi abbia detto: ah, coso. E quindi niente, faremo in modo che. Allora, d'inverno si vede bene tutto con la neve, l'unica cosa che non si vede è quando pigio alt per evidenziare le cose, perché le cose, sì, mazza, si distinguono male sulla neve. Ogni stagione ha i suoi pro e i suoi contro, eh. Oh, sì, ecco, già. Scusa, caro, io mi dimentico e te ti stanchi con niente. E a volte. E a volte, mio malgrado, perfetto, beviamo, ci facciamo dare una lavatina ai piedini e continuiamo, sì, continuiamo a seguire la strada per Ronnica, eh. Dunque, se io vado un po' all'interno, non mi ricordo più se ci sono i lupi o cosa c'è, vabbè. Allora, dobbiamo trovare uno con una buona capacità di estrazione. Ah, qua c'è un altro carretto, ci siamo già passati ultimamente, sembrerebbe di sì, sembrerebbe di sì, sembrerebbe di sì. Eh sì, perché ho girellato. Stavo per dire, ho girellato parecchio ultimamente. Ultimamente, sì, no, è che è vero, sì, io girello parecchio sempre, ok, siamo d'accordo. Oh, eccoci qua. Lo so, tu i maiali, adesso sotto traccia ci ragiono, se raccattare i maiali o meno.
un po' di cibo per i maiali l'ho anche fatto, ma oh, ragazzi, qua a Rolnica è un delirio. Non trovo mai il posto dove si mettono i... Che dovrebbe essere qua. No, qua ci sono i maiali. Allora sono andato di qua, proviamo ad andare di qua. Ah. Cioè, è possibile non ci siano vagabond qua? Ah, eccoli, eccoli, eccoli. Allora, mi serve un maschio, tutto due. No, c'è anche, avete anche qualche tre, ma non in ciò che mi interessa. Ma grazie. Adesso io i soldi ce l'avrei anche. Ma sentite, io per il momento lascio perdere. Perché non sono sicuro di avere abbastanza da dargli da mangiare. Adesso devo vedere quanto me ne stanno facendo. Da qua posso controllare, sì, credo di sì. Credo di poter controllare nel magazzino che cos'ho. Perché adesso nel fienile io gli ho dato da fare solo fertilizzante. Allora, depositi. Guardiamo nel magazzino risorse, cosa abbiamo. Se abbiamo... Allora, innanzitutto fertilizzante. Oh, abbiamo già uno di fertilizzante, ragazzi. Stiamo andando veramente alla grande. Tantissimo, ma non importa. Qual era l'altra cosa che volevo sapere? Ah, il mangime animale. Ah, mangime animale ne abbiamo 28. Quanto ne servirà? Quanto ne servirà? Allora, dobbiamo andare nel fienile. Nel fienile, e io l'ho messo al lavoro 100% sul fertilizzante, ma mi sa che dovrò poi guardarci io. Però un po' di mangime animale ce l'abbiamo adesso. Perché allora, se io li prendo subito, due maialini piccini. Se io li prendo subito, li prendo piccini, devo comunque aspettare un annetto prima che... Allora... Ah, ma ci devo prima mettere qualcuno? Ecco, è già fatto, io penso... Va bene. Ok, va bene, però ci devo assegnare qualcuno a questo punto. Ho un'idea. Ho un'idea. Minatore, moglie. Dimmi che hai uno anche qua, eh. Tutto dove mi servi tu hai uno. No, non ti voglio nel capanno di scavo, bensì ti voglio... nel porcile, eh? Allevatore, guarda, ti si è aperto il sorriso. Ah, un'altra cosa che ho fatto, ho rinnovato una delle case dei miei popolani, oltre che la mia casa, diciamo. Quindi anche mia moglie ha preso il sorriso. Perché in effetti mi rendo conto che vivere in una casa non proprio base, ecco,
aiuta molto per la. Come si dice? Per l'umore, ecco, diciamo per l'umore. Quindi, allora noi dobbiamo andare, andiamo in quel paese là, dai, che andiamo a cercare qualcuno. Sarebbe bello se avesse treni in stazione e anche un buon coso per la porcilaia, così magari gli farei fare un po' di qui, un po' di là. Oppure potrei lasciare. Non lo so, non lo so. Vedremo, vedremo, vedremo. Vedremo, vedremo, vedremo. Allora, siamo arrivati qua. E qua c'è qualcuno che ha bisogno di noi. Allora, cosa c'è di buono nell'inverno? Che è tutto bianco, tutto innevato. E che voi ci vedete anche se vado in giro di no. Qua l'unico uomo sei tu, dimmi che hai delle buone caratteristiche. Ecco, no. Hai due in estrazione. Va bene. Ma non importa, qui c'è qualcuno che ha bisogno di noi, sei tu. Greetings, stranger. Saluti straniero, dai, già che sono qua. Una commissione, di che si tratta? Vuole dei pantaloni, va bene. Oh, certo, perché no? Ho un po' di tempo libero, va bene. Cosa ti devo trovare? Ah, non me lo dici, eh? Allora andiamo qua e vediamo se così me lo dice. Vecchi stracci. La missione scadrà questa stagione. Allora, cosa devo fornire? Pelle per 4, lino per 3. Ma mi sa che questa la lasciamo anche scadere, perché pelle per 4, lino per 3, adesso dovrei andare fino a casa, dovrei andare oppure comprarla, peggio ancora, no, no, no. Mi sa che questa questa è lino più che altro, perché la pelle, guarda, mi sembra di vedere bestie, no, quella là è una lince. Quella che si intravede laggiù è una lince. Esatto, qua è pieno di linci. Ammazza quante linci e volpi. Ma qualche cervo, qualche renna. E poi vabbè, tre di lino potrei anche comprarli. Adesso non mi ricordo dove la sarta, ma basterebbe chiedere nel prossimo paese. Di tempo ce n'è ancora, eh? Guarda che bella bestia cicciottella che c'è lì. Di tempo ce n'è ancora, perché stiamo parlando. No, guardavo se trovavo qualche cervo. Hopla! Ah, ragazzi, ragazzi. Niente, oh, sia da che estrazione è proprio una cosa ambita, perché avete tre in tutto tranne che in estrazione. Ragazzi, ma siete un po' noiosini, eh? Allora, chi è che ha bisogno di me? Vedrai tu. Posso aiutarti in qualche modo? Animali pericolosi. Ci sono monete di scambio. Certo che lo farò. Caccia notturna. Ah, questa è un'altra. Dimmi che vuoi quattro cinghia, pure te.
Obiettivi, aspetta la prossima sera. Ma siamo qua di sera. Ecco, cosa vuol dire aspetta la prossima sera? Scusami. Io già una volta ho... Aspetta la prossima sera, ma è sera! Che ore sono? È sera, cosa? Ah, orso e lupo? Ah, posso cacciare dei... Qua dove sono io? Ah, sono al mio magazzino, vedi, volendo potrei prenderle qua, 4 di pelle. Vediamo un po' se abbiamo qua 4 di pelle e 3 di lino, qualunque cosa sia. Perché qua oh, c'è il lino, seme di lino, la cosa di lino, quella vuole lino generico, è lino generico, cici. Cosa sarà il lino generico? Allora, vediamo un po'. Lana lingotto. Mentre qua lei vuole lino per tre, lino cosa? Lino però. Allora. Lino sarà tessuto di lino? Sarà seme di lino? Io non so davvero cosa cavolo. Io ci provo, eh. Ok, e poi la pelle. Pelle ne voleva 4, giusto? E accetta. Dai, proviamo a tornare indietro e a portargli sta roba. Allora, dov'è che devo andare? Devo andare qua. Anzi, facciamo così, così lo... Eh no, lino per tre ho zero, e quindi non è ciò che ho addosso. Perché io nell'inventario ho tessuto di lino e no, e non è... Non è. Quindi, senti, facciamo una bella cosa, eh? Posiamo tutto, eh? Qua ho anche questo che posso posarlo. Una lancia di rame, no, una lancia, ho una lancia di ferro, una lancia di rame, possiamo posarla. Ho un arco che posso posare perché tanto coltello di ferro, un coltello di pietra, posiamo il coltello di pietra, eh. Tanto col coltello di ferro andiamo avanti una vita, va bene, ripartiamo. E andiamo, no, andiamo qua, a Baranica. A meno che non vogliamo... Ah, però non devo aspettare la sera, basta cacciare 4 lupi. Allora, vediamo un po' se troviamo 4 lupi da far fuori. Li facciamo fuori. I lupi in genere ce n'erano, ma tra qua e casa nostra se ne trovavano. E di lupi, intanto andiamo verso Baranica. Ecco, già che ci siamo, facciamoci lo stufato. Voglio proprio vedere modestamente. Questo è uno stufato fatto con le mie mani. Ammazza, oh. Ammazza, oh, ma pensavo un po' meglio, cari. No, nel senso. Va bene.
Pensavo decisamente un po' meglio. Noi dobbiamo andare in là. Perché voglio andare in là a vedere se troviamo qualcuno con train stazione, che è ciò che vorrei in questo momento. Perché mi serve tanta argilla per, come si dice? Per fare cos'è l'intonaco con l'argilla. E qui abbiamo Vivalda e Malvina. Ecco, tu Malvina sei stupenda. Perché non ho sposato te io? Vabbè, d'altra parte. Va bene, quindi qui non c'è un solo maschietto con train e stazione. Andiamo a qui, eh? Andiamo a qui, così magari nel viaggio troviamo anche boh, qualche bestia. Chi lo sa? Oh, tra l'altro, ragazzi, evidentemente sto passando per luoghi sterili perché non riesco a trovare come si dice? Una bestia degna di questo nome, un cinghia, lì c'è un carretto, eh. Noi chissà. Sì, ci siamo già passati perché mi sa che in questa zona ci siamo venuti. Ah, ecco dove sono i lupi. Andiamo in questa zona qua. Dove aveva accattato l'argilla l'altro giorno, era pieno di lupi, c'erano anche dei cervi, c'erano cose, c'erano. Guarda, tu intanto sei un cinghia, è vero, caro mio? Vediamo, chissà che. Oh, ragazzi, ma chi so, Robin Hood. Robin Hood, caro il mio cinghia, lo so. D'altra parte, che ci vuoi fare? E tu sei una lì. Lince, ma lì c'è. Ah, lì c'è l'altro cinghia, il cugino. E là ce n'è un altro ancora, oh. Ammazza, questa zona è il paradiso dei cinghia. Cioè, paradiso dei cinghia. Paradiso per me. Per loro. Non mi sembra essere proprio esattamente un paradiso. Ah no, sei di schiena, eh? Allora, intanto scuoio questo. Dopodiché, oh, tre colpi, tre centri. Scusate se poco, ma. Scusate se poco. Trovassimo anche. Vabbè, 9 di pelle, sempre meglio che niente. Trovassimo anche qualche cervo, qualche alce. La cosa non ci farebbe neanche troppo schifo. Scusate
Qui c'è un accampamento abbandonato che devo aver già visitato di recente, però, eh. Oddio, c'è legna d'Arde, prendiamola, vai, vai. Che non la prendo quasi mai la legna d'Arde, ma... No, via, non c'è più niente, via. Non c'è più niente. Vediamo un po' se riusciamo a raccattare sti quattro lupi. Col peso siamo alla grande. Oh, Macari. Si capisce. Insomma, dove stai andando? Mamma mia. Guardami. Brava. Che a me i lupi sono per la missione, ma la pelle mi interesserebbe di più. Allora, c'è un cervo lì, una cerva e un cervo lassù. Noi dobbiamo andare in là, quindi magari andiamo a prendere questo qua. Vediamo un po' se stando qua un po' acquattati. Bene. Due colpi ci sono voluti, però. Non bene, ma non benissimo, eh. Peso. E ho perso due frecce. Niente, mi hai visto, ma tu no. Esatto. Ok. Cominciamo a ragionare. Ma sta stronza mi ha visto. No. Abbiamo perso la freccia, però ragazzi, questa l'ho proprio. Ah, c'è una freccia qua. L'ho proprio cannata. Oh, abbiamo recuperato un'altra freccia. Allora, ah, eccoti. Cavolo.
mia. Ok, direi una caccia proficua, bene, giusto? Perché non ho trovato la freccia però? Mi chiedo io, fammi bere. E la freccia non c'è più, e vabbè. E va bene, sto morendo di fame e non ho altro perché mi ho portato dietro quell'accinetti. Insomma, però cervi, ne abbiamo fatti fuori che va bene. Volevo fare una puntatina a vedere se beccavo dei lupi, ma qui siamo in piena palude, eh? Ci siamo spinti parecchio su. Via, via, damos, damos. Però non so quello se l'ho preso, se l'ho ammazzato o meno. Dov'è? Allora, qui ce n'è uno. Io a caccia. Ma con chi ce l'ha? Ah, perché uno è lì e uno è là. Oh, mi sta caricando, ragazzi. Stavi caricando Cicci, però è un po' disonesto. Che nervi quando sono lì e ti girano il culo all'ultimo momento, ragazzi. Che nervi. Dai, io direi che mo mi sa che andiamo verso casa perché io non ho più niente, nada da mangiare. Qui in piena palude mi sa che non ci ero mai venuto. Ma non per qualcosa, proprio non avevo mai. Non c'era mai stata occasione, ecco, per così dire. Io ho partito per fare cose e poi mi sono perso come al solito. Mi sono messo a fare altre cose. Chi l'avrebbe mai detto, ragazzi?
Chi l'avrebbe mai detto? Allora, i lupi dovrebbero essere qua dietro. Dovrebbero essere. Da queste parti ci dovrebbero essere dei lupi. Allora, tu là sei un cervo. Io mi ricordo di avervi beccati qua. Da queste parti. Allora, facciamo magari in modo di non incontrarli mentre ho il vigore sotto i calcagni. Magari, eh. C'era tipo una collinetta, no? Erano sotto la collinetta, che sia dietro questa. Boh. Allora, quella là è una volpe, e va bene. Niente, non vedo lupi. Vabbè, pazienza, noi facciamo che dirigerci verso casa prima di morire di fame, magari, eh. Facciamo un F5 veloce. Anche perché io. Ah no, vabbè, ho messo la mia vecchia moglie ad accudire i due porcellini. Probabilmente devo anche impostare il porcile sulla produzione di roba che sia utile per fare fertilizzante, immagino. Va bene, lupi non ne abbiamo trovati. Quando cerchi una cosa, stai tranquillo che non la trovi. Comunque, vabbè, le zone dove sono i lupi lo sappiamo quali sono, quindi presto, presto andremo. Facciamo una passatina veloce qua. Hai visto mai trovassimo qualcuno che in effetti può esserci utile. Femmine, masculo, niente. Niente. Due, tutto due. Guardate, Grimilda. Cara la mia Grimilda, tu sei. Che saresti? Ma dovrei farti una casa apposta per te. Ma porca cazzozza, ragazzi. Quasi quasi faccio così perché altrimenti qua non ne veniamo a capo, eh? Allora, intanto torniamo verso casa, andiamo a mangiare qualcosa. Allora, però io direi, se no qua. Questa puntata sta diventando un po' troppo esageratamente lunga. Io direi che per questo giro ci possiamo salutare qua. Prossimo giro, probabilmente nel prossimo episodio riprenderemo esattamente da qua, perché abbiamo cose da fare, abbiamo cose molto interessanti da fare. Cacciare, cosare, sarebbe sempre lo zio, la missione. Devo far cose, sistemare i porci, vedere cosa fare della mia moglie, insomma, vedremo, vedremo, vedremo un po'. Io per il momento, intanto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi do naturalmente appuntamento a presto, sempre su questi stessi monitor. Ciao a tutti!